alta, bella. Si è spento a 68 anni Francesco Nuti, attore, regista, interprete tra i più amati della sua generazione, la cui carriera è stata stroncata troppo presto a causa di un infortunio dal quale purtroppo non si è mai ripreso del tutto. Regista e sempre interprete dei suoi film, spesso autore della sceneggiatura, Francesco Nuti si è sempre contraddistinto per una comicità delicata che a tratti tendeva ad esplodere in sfoghi nevrotici, soprattutto nell'analisi del rapporto uomo-donna, ricorrente nei suoi lungometraggi. Mentre la sua carriera al cinema decollava, iniziò a dedicarsi assiduamente anche alla musica. Nel 1988 ha partecipato al Festival di Sanremo con la canzone Sarà per te, in seguito incisa anche da Mina, e duettando con Mietta con il brano Lasciamoci respirare, composto dal cantautore Biagio Antonacci. Dopo una serie di successi macinati in anni prolifici per il cinema, che lo hanno portato ad essere uno dei volti più noti e amati dello spettacolo italiano, apprezzato per la sua ironia, ma anche per la sua incredibile sensibilità e profondità. Esplicitata anche in veste di regista, Nuti nei primi anni del 2000 cade in una profonda depressione. La miccia, con molta probabilità, deriva da alcuni insuccessi al botteghino raccolti in quel periodo, che portarono l'attore toscano ad uno stato depressivo che lo portò ad avvicinarsi all'alcolismo. La dipendenza dall'alcol minò fortemente la sua stabilità. Nel 2006, a causa di un incidente domestico, pare sia precipitato violentemente dalle scale della sua abitazione, subì un trauma cranico, per il quale fu ricoverato d'urgenza a Roma. Dopo il ricovero entra in coma per diversi mesi. Al suo risveglio dal Policlinico Umberto I di Roma, viene trasferito al Lido di Camaiore in un centro specializzato. Esce ufficialmente dall'ospedale nel giugno 2008, quasi un anno dopo, per continuare la riabilitazione domiciliare. Sono anni difficili, dove i segni del trauma cranico dovuto alla caduta e del conseguente coma sono piuttosto evidenti. L'attore non riesce a camminare, non articola bene le parole, sebbene non abbia subito dei danni cognitivi. Nonostante la sofferenza, Nuti appare in alcune trasmissioni TV come I Fatti Vostri nel 2010. L'ultima apparizione televisiva risale al 2011, quando fu ospite del programma condotto da Barbara D'Urso, Stasera che sera, che fu poi chiuso, complice anche l'incontro con l'attore, a seguito delle numerose polemiche nate per aver spettacolarizzato la sofferenza dell'artista. Dopodiché l'attore si ritirò definitivamente a vita privata. Dopo anni silenti, il cui nome di Francesco Nuti aleggiava attraverso il ricordo del fratello Giovanni, che di fatto è diventato propulsore della sua voglia di continuare a vivere, nel 2016 una nuova caduta è l'inizio della fine per un personaggio che poteva dare ancora molto al cinema italiano.